the sunrise, yonder the mountain, yonder the valley, with my darling, with the sunset in the Graceland, on the road with my dark horse, in the river and the world's end. When I was younger, promozione radiofonica a Radio Incontro, In the River di Matteo Favotto. Buongiorno Matteo, benvenuto. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Parliamo di questo singolo molto particolare per la nostra musica, un genere che ci riporta ai mitici anni 70-80. Beh sì, è un genere che io amo particolarmente e di cui appunto ho costruito questo brano, pensando un po' a tutto quello che può essere ambientato in questo genere. Quindi il pensiero va all'America e difatti il brano poi narra proprio, si muove diciamo su un contesto della pratica prateria americana, diciamo, con questo fiume che è il soggetto principale. Io ho una certa predilezione per questi generi, quindi oltre al country seguo sia il rock che il blues e anche il soul. E ho anche una realtà musicale con il duo acustico, dove quindi proponiamo vari generi e quindi spaziamo anche in questi generi sia in italiano che in inglese, e quindi riesco anche a portare avanti altri ambiti musicali. Hai parlato di un duo, tu suoni chitarra elettrica e acustica. Sì, allora siamo un duo acustico, io canto anche e ho una voce femminile che canta da solista, quindi facciamo le armonizzazioni vocali dove sia canto che anche suono la chitarra. Come nasce Matteo Favotto? Matteo Favotto nasce dalle prime esperienze musicali all'età di più o meno 12 anni, ho iniziato con la tastiera, poi mi sono orientato un po' tra i vari generi, ho visto che la chitarra mi era un po' più consona e quindi sono passato alla chitarra, ho fondato il mio primo gruppo, gli United Sound, con cui mi sono mosso nelle varie realtà locali, nei primi live e anche in certi contest tra i vari gruppi. Dopodiché ho iniziato una mia mio percorso da solista e in questo ambito ho potuto scrivere questo mio brano e portarlo alla pubblicazione. Tu hai iniziato una collaborazione con Fulvio Tomaino, che è il corista della RAI. Sì, esatto, insieme al percorso diciamo chitarristico ho intrapreso poi successivamente quello canoro. E tra gli insegnanti che ho avuto, quello più di spicco è stato senza dubbio Fulvio Tomaino, che è una persona molto rinomata in ambito vocale e con cui mi ha dato e preparato
verso quel percorso là. Tornando a parlare del brano, stavo leggendo che è ambientato in un classico paesaggio americano della prateria. In questo caso tu descrivi una sorta di viaggio nei ricordi. Sì, esatto, sia per quanto riguarda il genere dove è collocato il brano e il fatto che io sono anche amante del mondo a stelle e strisce, quindi quello americano, ho voluto un po' ricreare quello che è l'atmosfera del classico paesaggio americano, quindi la prateria, ci sono anche degli annessi e dei versi di animali al rumore di questo scorrere del fiume, dove si narra questa vicenda di una casa vicino a questo fiume, e il protagonista fa un viaggio nelle varie esperienze che ha avuto modo di condividere con la sua amata in questa casetta vicino al fiume. Ecco. Siamo tutti molto molto curiosi di ascoltare questo singolo In the River, nel fiume, di Matteo Favotto. Matteo, che cosa prevede la tua estate? Ma la mia estate prevede delle esibizioni live, sempre in duo, dove porterò avanti questo mio singolo, a proporlo nei vari locali della mia zona, e anche perché in concomitanza esce in questi giorni un CD sempre registrato in duo acustico in studio, dove ci sono sia dei brani cover fatti assieme con la mia cantante che si chiama Sonia Di Crescenzo, e in questo CD ho voluto inserire anche il mio brano, perché tra cui nei cori di questo brano c'è la voce di Sonia. Bellissimo, allora festeggiamo anche questa uscita, quest'altro progetto, e nel futuro? Ma nel futuro uscirà verso fine mese anche il video di questo brano, mentre il mio brano singolo è già possibile ascoltarlo in tutti i digital store, YouTube, iTunes, Spotify e quant'altro, e mentre per chi magari volesse seguirmi nei vari social, io sono presente come Matteo Favotto Official sia in Facebook e Instagram, oltre al canale YouTube, dove a fine mese verrà pubblicato anche il video di questo singolo. Matteo, io ti ringrazio, in chiusura diamo i tuoi contatti social. Sì, come dicevo, io sono presente sia su Facebook Matteo Favotto Official e sia anche sulla pagina Instagram, e oltre che sul canale YouTube, dove ho inserito il mio singolo e a breve ci sarà anche il video. Grazie Matteo, buona giornata, buona musica e naturalmente grazie a voi. Buona estate. Altrettanto, saluti. With the sunrise in the mountain, in the valley, with my darling, with the sunset in the Graceland, on the road with my dark horse, in the river. When I woke up in the morning,